ragazzi, benvenuti in questo nuovo video What I Eat in a Day, quindi cosa mangio in un giorno che vi piacciono tantissimo. In questo video voglio approfittare per farvi vedere un sacco di ricettine nuove, farvi scoprire nuovi prodottini nuovi e sfatare un po' di miti, farsi miti sulla dieta, anche rispondendo a domande che voi mi fate di frequente, come ad esempio bevi o non bevi caffè, non sempre lo vediamo nei tuoi video, insomma queste cose qua. Iniziamo dalla colazione, che vi ho fatto vedere anche un po' nell'intro, nell'anteprima, e vi faccio vedere come l'abbiamo fatta, una colazione speciale con una cosa buonissima che ho scoperto di recente e che appunto vi voglio far scoprire. Al supermercato, ed è la prima volta che trovo dei cornetti integrali, dei croissant integrali con crusca di avena, però senza grassi idrogenati, senza olio di palma, senza burro, insomma non ci sono tutti questi grassi eccessivi. A volte erano integrali ma comunque contenevano olio di palma, grassi idrogenate, e quindi non li ho mai comprati. Questi sono molto buoni, unica cosa è che subito finisco, infatti è vuoto, ne escono solo 4 dentro, però veramente sono buoni, si possono mangiare sia freddi che un po' riscaldati. E io, come avete visto nell'anteprima, li ho fatti con la marmellata di frutti di bosco, buonissima ragazzi questa qua, che ha 7 calorie, quindi super dietetica, senza zucchero, e un velo, ma proprio un velo di Philadelphia Light, sembra tipo burro e marmellata, però ovviamente versione fit. Provate e fatemi sapere. Il tè che bevo ogni mattina è questo qua, il Pink Power Slim Tea di Fitvia. Ragazzi, mi piace tantissimo, è uno dei nuovi arrivati in casa Fitvia e ve lo straconsiglio, soprattutto in alternativa al caffè, perché il caffè si dice faccia dimagrire, però contiene tante tossine. Invece questo qua ha lo stesso potere di accelerare il metabolismo, combinando l'azione del tè verde a quello della Garcinia Cambogia, quindi vi dà anche tanta energia. Io ve lo straconsiglio perché qualcosa di molto più naturale e che davvero agisce sul metabolismo e poi anche un potere saziante, comunque a me piace un sacco. Quindi la mattina bevo questo qua, che ha gusto tipo lampone, frutti rossi, è buonissimo, quindi si abbina benissimo alla mia colazione. E adesso andiamo a fare colazione. Amore, vieni. Sì. Non vedo l'ora. Riscaldo, li mangiamo freddi? Ricordo. I cornetti? Sì. Ok, facciamo prima, vai. Buon appetito. Ragazzi, è troppo buono. È buonissimo. Provate. Se non fa parte del video cosa mangio, però sono appena tornata dalla spesa e sono stata all'Ocean, poiché all'Ocean trovo sempre cose carine e poiché comunque si parla sempre di cibi fit, ho pensato di farvi vedere anche un velocissimo svuota la spesa in questo video, spero che vi faccia piacere. Però per non perdere tempo caccio tutto fuori e vi faccio vedere. Ragazzi, ho aperto proprio tutto per farvi vedere, ho preso questo sugo di questo marchio che io amo, Arce Nero e bio. Non sono amante dei sughi pronti, anche perché cosa ci vuole a preparare un sugo, però voglio proprio provare questo qua di Arce Nero perché è un marchio che a me piace tantissimo, veramente le cose sono super genuine, quindi penso che sia buono con le verdure. Non so, l'ho visto, mi ha colpito e l'ho preso per quei giorni in cui va di fretta. Sta la scelta Dario, mentre c'è Pupilla che si stiracchia nella sua solita posizione a pecorina. Questi qua sono una specie di un misto, fa un rigatone e un pacchero integrale. Le ha scelti Dario e quindi li ho presi perché a lui piacevano. Poi ho preso i ceci secchi e i semini secchi perché mi piacciono a volte mentre guardiamo la TV, mentre guardiamo Netflix, sgranocchiare. Poi ho preso un po' di sushi, però questo qua solo con tonno. Questi qua Dario ha voluto l'orata, quindi sfilettata. Io ho preso il merluzzo fresco e poi ho preso un po' di scampi e un po' di gamberi che faremo tipo arrosti, tutti arrosti, tutto alla piastra, e accompagnato da questi qua, giusto perché è una cosa di sfizio. E poi ho preso, ragazzi, ho trovato questi qua che sono fantastici, vi giuro, una scoperta fantastica di questi yogurt che ho trovato. Nel frattempo ho scoperto che si sono schiattate le uova, quindi dopo devo controllare qual è quella rotta. Oh, che felicità quando succede, vabbè. E purtroppo queste uova non le compro per questo, vi dico la verità. Appello all'Ocean, fate delle confezioni un po' più rinforzate. Comunque
Queste uova, cioè questi yogurt mi hanno colpito, guardate qua, yogurt cremoso, gusto cheesecake al lampone, no vabbè, adoro. Questo è cocco con scaglie di cioccolata, stra adoro, e questo è all'arancia e zenzero, che è anche una cosa che mi colpisce, mi intriga, quindi non vedo l'ora di assaggiarli, spero che siano buoni. Ovviamente non sono proprio light, perché comunque sono più dei dessert, però sapete, a volte che si ha voglia comunque di dessert, meglio comunque che questo, che cosa più di sfizio. Comunque non vedo l'ora di assaggiarli. Poi ho preso il riso jasmine, che dovrebbe essere tipo quello basmati. Poi ho preso questo succo biologico arancia e mango, che non vedo l'ora di assaggiare. E poi ho preso queste lenticchie rosse, che a me piacciono un sacco le lenticchie rosse bio. Allora, queste qua pensavo dovessero cuocere tipo un'ora, poi ho letto dietro 10 minuti e quindi ho detto ma sì, prendiamole. E qua appunto c'è il nostro pesce fresco, questa appunto sarà la cena di domani, quindi già sapete anche domani cosa mangeremo. Faremo il pesce, quindi faremo tutto a base di pesce, anche perché oggi non abbiamo mangiato pesce, noi mangiamo pesce quasi tutti i giorni. Di domani faremo questi qua, pesce, 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 pesce. Allora ragazze, io sto preparando il pranzo, vi voglio far scoprire una nuova ricettina, ovvero una ricetta con la pasta filo, che è una pasta super super dietetica, infatti c'è scritto solo 0,7% di grassi, che ho comprato al supermercato e avevo preparato una specie di rustico, l'avevo messo su Instagram e tanti mi avete chiesto, quindi ho approfittato di farvi vedere. E nel frattempo mi sto bevendo questo qua, che è lo strawberry, ed è buonissimo, ed è super detox. Questo perché ho scoperto che berlo prima e dopo dei pasti mi aiuta tantissimo a drenare, ad evitare di mangiare troppo, perché mi sazia un sacco prima dei pasti, tipo mentre cucino me lo sorseggio, e anche mi evita l'effetto palloncino, quindi il gonfiore addominale. E questo perché un altro falso mito è quello che spesso si tende a pensare che le verdure, tante fibre, tante verdure fanno dimagrire, ma non so a voi, a me spesso provocano l'effetto contrario, ossia se ne faccio un abuso mi si gonfia tantissimo la pancia. Invece le verdure le mangio abbondanti, però nelle giuste quantità, infatti adesso farò una cosa anche con le verdure, però ho trovato che per eliminare liquidi in eccesso, per drenare, insomma per avere comunque la pancia sgonfia, lo strawberry tè, questo qua di Fit Via, a me mi aiuta tantissimo, quindi ve lo posso consigliare. E in più ragazze, su tutti i prodotti Fit Via avete una fantastica promozione, che è il 25% di sconto per le prime 25 persone con il codice Carlita Flash. Quindi se voi adesso, appena finito di vedere il video, vi precipitate sul sito Fit Via, inserite il codice Carlita Flash e avrete il 25% di sconto su queste cose che vi sto facendo vedere e su tutto il sito, quindi è una veramente una promozione fantastica. In più però, se non riuscite a capitare fra le prime 25 persone, perché ovviamente siete in tantissime a ordinare, non vi preoccupate, utilizzate comunque il codice Carlita Fresh, che comunque varrà il 20% di sconto, che è comunque un ottimo sconto. Quindi il codice è Carlita Fresh sul sito Fit Via, approfittate perché avete uno sconto veramente imperdibile. Questi prodotti li amo perché sono veramente veramente utili per avere una forma fisica ottimale, per comunque se volete perdere qualche chiletto o comunque semplicemente stare in forma. Adesso quindi mi dedico al pranzo. Questa è la pasta filo che ho comprato al supermercato, penso la troviate all'Auchan, in qualsiasi supermercato. È appunto 100% vegetale, senza grassi idrogenati, e in più questa qua come valori è veramente ottima, l'ho scoperta di recente, ha praticamente pochissimi grassi, quindi è fatta esclusivamente da farina di frumento, acqua, sale, quindi non ha grassi, non ha nulla. E questi sono i fogli, vedete? Adesso andiamo a fare tipo un rustico con gli spinaci che ho scaldato e con la ricotta che ho qua dentro e le sottilette light e un po' di parmigiano. Quindi, ragazzi, è semplicissimo. In una pirofila unta con l'olio ho messo appunto metà fogli, vedete? L'altra restante metà sta qua, che andremo a ricoprire, e ho fatto appunto gli spinaci, l'ho mescolati semplicemente alla ricotta con un po' di sale, pepe e parmigiano. Adesso metto un po' di sottilette light, giusto per dare un po' di cremosità. Se volete potete mettere anche della mozzarella, ovviamente è un po' più calorico, però secondo me ci sta, viene comunque buonissimo, oppure un formaggio magro, insomma semplicemente anche così va bene. Io metto le sottilette light perché ho queste in casa, se no secondo me un po' di mozzarella ci stava. E andiamo a ricoprire e inforniamo. Ragazzi, ho ricoperto e ho tutti i bordi, adesso grossolanamente, insomma così, adesso un filo d'olio, ecco uno spruzzo
con il mio Magic Oil, che so che in tante l'avete comprato, siete impazzite. È ottimo perché spray leggero, olio spray, uso anche per ungere, insomma mi fa impazzire, lo amo. E appunto, quindi faccio in questo modo e adesso vado a infornare. Nel forno preriscaldato occorrono una ventina di minuti, comunque poi dipende anche un gusto personale, se vi piace più croccante, più morbido, comunque viene buonissimo. Si è appena sfornata, guardate qua che meraviglia, la nostra torta rustica di pasta filo, ricotta e spinaci, è venuta buonissima. E vedete, sembra tipo una pasta a sfoglia, più o meno, ed è molto molto buona. Adesso la facciamo raffreddare e poi la mangiamo, ed è anche un pasto ottimo e completo perché anche sia le verdure, appunto gli spinaci, anche le proteine, perché ha comunque la ricotta e comunque ci sono i carboidrati buoni, che appunto è questa pasta filo. Quindi ogni tanto, vedete, si può variare, non bisogna mangiare sempre il riso scaldato, ma l'idea che voglio darvi io con questi video è anche di trasmettere un messaggio, di sperimentare nuove ricettine, nuove cose sfiziose, e alla fine avete mangiato comunque sano e buono facendo una cosa sfiziosa, vedete? Guardate qua che meraviglia, non vedo l'ora di mangiarla, ragazzi, è buonissima. Poi potete ovviamente, voglio far vedere anche da qua, potete ovviamente sperimentare anche altre ricettine, ad esempio potete fare, guardate come si scioglie la sottiletta light, potete fare anche ad esempio col prosciutto, il pomodoro, un po' di mozzarella, potete farla col tonno, potete anche fare salmone, potete fare quello che volete, le melanzane, insomma sbizzarritevi, però così è buonissimo, a me piace tantissimo ricotta e spinaci, quindi ve la straconsiglio, provatela e taggatemi nelle vostre foto su Instagram. Ragazze, siamo qui sul divano io e Pupi. Vieni Pupi, fatti vedere. Stiamo facendo la merenda. Ecco, sì, stiamo facendo la merenda al cioccolato, che ci piace tanto. Anche Pupi ama il cioccolato come la sua padrona. E appunto vi faccio vedere questa nuova merenda e mi riallaccio all'altro falso mito che voglio sfatare, che è una cosa che mi chiedete sempre, ovvero digiunare fa dimagrire, intanto saltate passi. Io vi dico sempre che non è una cosa che non va fatta assolutamente, il metabolismo si rallenta un casino, considerate che io mai salto i pasti, anche se devo mangiare una cosa leggera, una cosa veloce, ma mangio sempre. E infatti adesso a merenda mi sono fatta questo qua, che è il chocolate slim shake appunto di Fitvia, che mi piace un sacco poiché ha cioccolato, e anche Pupi guardate, cioè lei lo lecca, incredibile, perché appunto odora tantissimo di cioccolato. E mi piace un sacco, ragazze, perché non mi piace appesantirmi, dato che poi devo andare ad allenarmi, non mi piace fare merenda, insomma preferisco fare pranzo e cena fatti bene e fare una merenda più leggera. Poi questo mi piace un sacco perché ha cioccolato, quindi mi sazia e sto benissimo. E in più anche questo qua, il chocolate slim shake, accelera il metabolismo, quindi ve lo straconsiglio anche se volete dare una scossa al metabolismo. Mi raccomando, non saltate i pasti, questo qua è un'alternativa ai pasti, è proprio un pasto alternativo e si può utilizzare 4 volte a settimana, se leggete sul sito Fitvia c'è scritto appunto per sostituire i pasti. Io adesso lo utilizzo per sostituire la merenda, ma ad esempio se voi volete dimagrire, volete perdere peso, potete anche utilizzarlo ad esempio per saltare il pranzo o la cena. Ovviamente io vi dico sempre fatevi seguire da un nutrizionista, lo sapete che io ci tengo sempre a darvi consigli per un'alimentazione sana, per stare bene, per amare il cibo, non crearvi complessi, però ovviamente fatevi seguire da un professionista. E ad esempio magari se voi a pranzo fate un bel pranzo consistente, la sera magari volete stare un po' più leggere perché magari poi avete sonno, non avete voglia di prepararvi, sentite anche gonfie, invece di saltare il pasto vi fate questo qua, che comunque non vi blocca il metabolismo, anzi vi accelera il metabolismo. E vi ripeto, si può fare 4 volte a settimana, appunto se dovete perdere peso ve lo straconsiglio, perché qua ci sono tutte le sostanze che vi servono, quindi è proprio un'alternativa ad un pasto perfetta, insomma, semplicemente appunto contiene pochi grassi e pochi carboidrati, quindi vi permette appunto di dimagrire. E nel frattempo si è messa qui, guardate, sulla mia pantofola, mentre la mamma fa la merenda. Amore. Ragazze, comunque vi piacerà,
perché veramente sa di cioccolata. Poi avete visto, ho messo il latte di cocco. Vi consiglio il latte di cocco, il latte di mandorla, viene tipo un frullato al cioccolato, buonissimo. E ormai mi sono abituata e me lo bevo sempre a merenda, mi piace un sacco. E anche a Pupi, appunto, piace proprio un sacco. Sì, sì, va bene. Va bene, sì, fai come se fosse comoda. Cioè, lei si mette sempre addosso a me, guardate. Tremendo. Ragazzi, siamo arrivati alla cena. Io sono veramente, veramente stanchissima. Guardate che casino che c'è dietro. Sono veramente distrutta anche perché oggi mi sono allenata, quindi ho tanta fame. E un altro mito che vi volevo sfatare è quello della pasta la sera fa ingrassare. Una cosa che pensano un po' tutti, ma non è così. Innanzitutto bisogna dare molta e molta importanza al tipo di condimento della pasta e soprattutto preferire pasta integrale. Infatti io sempre la sera mangio pasta integrale, oppure riso integrale, oppure magari la quinoa, oppure un po' di pane integrale. Ma importante sono i condimenti, ovviamente. Un conto e se mangiate tipo una carbonara col guanciale, con le uova, un conto invece se fate un condimento molto leggero come adesso quello che vi faccio vedere io. E mi raccomando sempre di bilanciare la pasta, accompagnarla sempre da una proteina e dalla verdura, ovviamente sempre un pasto completo. Quindi anzi, molto spesso mangiare la pasta la sera può conciliare meglio il sonno. È importante bilanciare tutta la giornata ed è importante appunto diminuire i condimenti grassi, quindi mettere l'olio a crudo, evitare il burro, evitare di soffriggere, tutte queste cose qua. E poi io vado a utilizzare anche queste qua, le Slim Cups Night. Queste qua ve le straconsiglio, sono sempre di Fitvia e praticamente queste servono per bruciare i grassi la notte, quindi accelerare il metabolismo di notte e appunto bruciare, attivare il metabolismo la notte mentre dormiamo, quindi wow. Io queste qua ne prendo due, però dopo cena, tipo un quarto d'ora prima di andare a dormire, ne prendo due. Sono completamente naturali, a base di garcini e altri ingredienti naturali che velocizzano il metabolismo, aiutano appunto a bruciare i grassi. E la mattina quando vi svegliate avrete la pancia piatta, quindi anche se avete mangiato la pasta a cena. Poi ovviamente vi ripeto, se volete stare leggere, magari la pasta potete mangiarla ad esempio a pranzo e la sera prendete il chocolate slim shake come sostitutivo dei pasti. Dipende anche dall'obiettivo. Io ad esempio che comunque non devo perdere peso, quindi la mia nuova dieta è finalizzata comunque a stare in forma, ovviamente mi regolo così. Voi ovviamente vi regolatevi come è il vostro organismo, il vostro obiettivo. Adesso vi faccio vedere la mia fantastica cenetta. Ragazze, la nostra pasta integrale, spaghetti integrali alla puttanesca, quindi semplicissimi, con olive, capperi. Adesso mettiamo il nostro cucchiaio di olio. E voilà, guardate che meraviglia, ragazze, guardate qua, buonissimo. E per accompagnare appunto la quota proteica ho fatto questo piatto con la rucola, la bresaola, i cetrioli, le scaglie di parmigiano, le olive, tutto condito da olio, sale e limone. E qua ci sono un po' di lupini, questi qua ve li consiglio, questi sono ricchi di proteina vegetale e sono buonissimi anche appunto per saziarvi se magari avete ancora fame dopo cena, anche se ne dubito ovviamente con tutto questo, però sono buoni perché saziano tantissimo e sono molto proteici. Quindi buon appetito, buona cena, yummy. Ragazzi, sono buonissime, ho aggiunto anche un po' di peperoncino. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere con tanti like se volete altri video cosa mangio, tanti bei commentini, vi mando un bacio. Mi raccomando, il codice sconto è Carlita Flash sul sito Fitvia, 25% di sconto per le prime 25 persone, tutte le altre 20%. Ciao!